Quella che vi sto per raccontare è la storia di Ruth Wilson, scomparsa in Inghilterra nel 1995. Ancora oggi il suo caso è avvolto da un fitto mistero. Ruth è nata in un grazioso paese nelle campagne inglesi. Nel 1982, quando ha solo 3 anni e sua sorella Jennifer pochi mesi, la madre, Nesta, muore cadendo dalle scale. O meglio, così viene riferito alle due sorelline negli anni a venire. Il padre, Ian Wilson, un professore di scienze, si risposa presto con Karen, vicepreside di una scuola elementare. Insieme vivono in un'antica casa immersa nella natura. Ruth cresce e diventa una brillante adolescente. È brava a scuola e i voti lo dimostrano. Ha molti interessi come suonare la chitarra elettrica regalata dai genitori. Ama cantare canzoni tradizionali inglesi e fa parte del coro della chiesa, dove suona anche l'organo. Passa molto tempo in biblioteca e pensa per il futuro di iscriversi alla facoltà di archeologia. In paese è conosciuta per essere un'ottima babysitter, responsabile e puntuale, mentre tutti i sabati lavora in un negozio di dischi nella vicina città di Dorking. Va d'accordo con sua sorella Jennifer e ha un gruppo ristretto di buoni amici con cui esce e si diverte. Nel 1995, all'età di 16 anni, vive la sua prima storia d'amore con Will Kennedy, ma poco tempo dopo si rendono conto che per loro è meglio tornare amici, come lo erano sempre stati. Sabato 25 novembre, Ruth finisce di lavorare al negozio di musica e pranza in un pub con Will e un altro amico. Chiacchiera tranquillamente e poi si offre di pagare il conto. Domenica 26 va in chiesa, suona, canta e si ferma a parlare con altri ragazzi della parrocchia. Per la sera si reca a casa di Will e cena con lui e i suoi genitori. La madre di Will le regala dei vestiti usati e quando torna a casa li prova insieme a sua sorella. La mattina di lunedì 27 novembre piove e fa freddo. Ruth e Jennifer si stanno preparando. Presto arriverà l'autobus scolastico che passa a prenderle vicino casa. I genitori invece sono già pronti. Ian è nervoso. Per lui sarà una giornata lavorativa molto importante e stressante. Ruth, senza rendersi conto, per sbaglio, intralcia la strada del padre, il quale la spinge via e le dice, mentre esce di casa, «Togliti di mezzo, che ho fretta!» Si pentirà tutta la vita di queste parole. Le due sorelle chiudono la porta d'ingresso e si incamminano verso la fermata dell'autobus. Ma Ruth stranamente le dice di proseguire da sola. Sarebbe entrata a scuola più tardi. Per Jennifer è strano quell'atteggiamento, ma non ci fa troppo caso, la saluta e se ne va. Poco dopo Will passa davanti alla casa dei Wilson e vede Ruth. Si offre di accompagnarla in macchina, ma lei rifiuta dicendo anche a lui che si sarebbero visti più tardi a scuola. Non si sa cosa fa in casa nelle prime ore della mattinata, ma verso le 11:30 chiama un taxi e chiede di essere portata a Dorking. Verso mezzogiorno entra in un fioraio e compra un mazzo di fiori, un bouquet costoso, da far spedire 2 giorni dopo come regalo per sua madre Karen. Non scrive però nessun biglietto. Poi raggiunge la biblioteca e resta lì varie ore. Forse scrive o legge, anche questo è un mistero. Verso le 16 si dirige alla stazione dei treni di Dorking e lì prende un altro taxi, chiedendo di essere portata a Box Hill, un luogo non molto lontano, una meta per gli amanti della natura, tra boschi, prati e ruscelli. Un parco enorme, usato anche dalle persone per fare i picnic. A lei piace molto quel posto. Alle 16:30 il taxi si ferma in una strada poco frequentata, vicino ad un pub. Scende dall'auto, sembra tranquilla e piove ancora. È vestita con un maglione rosso e pantaloni di velluto nero. Il taxista si allontana e la guarda dallo specchietto retrovisore. Ruth è ferma, sotto la pioggia, impassibile, come se stesse aspettando qualcuno. Da questo momento scompare.
Nel frattempo gli amici si chiedono dove sia finita. È strano non vederla in classe o tra i corridoi della scuola. Nel pomeriggio i Wilson rientrano in casa, ma manca Ruth. Quando deve lavorare come babysitter, lascia sempre una nota scritta sul calendario. Ma sul lunedì 27 novembre non c'è segnato nulla. Pensano che se n'è dimenticata e continuano con le loro faccende. Cenano e arriva la notte, ma Ruth non torna. Finalmente Jennifer confida ai genitori che quel giorno non si era presentata a scuola e non era neanche salita sull'autobus. Ian e Karen iniziano a telefonare ad amici e conoscenti in cerca della figlia, ma quando si rendono conto che non è nei soliti luoghi che lei frequenta, ne denunciano la scomparsa. A mezzanotte i poliziotti sono già alla ricerca dell'adolescente e il giorno dopo scoprono che un taxi l'aveva lasciata nel pomeriggio a Box Hill e perlustrano il parco con l'aiuto di un elicottero, cani, vigili del fuoco e in seguito anche numerosi volontari. La polizia si dà molto da fare, ma si dimentica di inviare l'allerta di persona scomparsa a livello nazionale. Nessuno parla di lei, neanche i giornali. Due giorni dopo, mercoledì 29 novembre, in casa Wilson arriva il mazzo di fiori per la madre Karen, comprato proprio da Ruth il giorno della scomparsa. Non ci sono informazioni sul tipo di fiori scelti e sembra parecchio strano quel comportamento. Perché la scelta di quel regalo da far recapitare dopo due giorni, senza neanche lasciare una nota scritta, un bigliettino, niente, solo i fiori. Le ricerche continuano a Box Hill e finalmente incontrano delle tracce. Sotto un arbusto nei pressi di una cava ci sono tre lettere scritte da Ruth. Una indirizzata al padre, la seconda ad un amico e l'altra ad un'amica. Non si conosce il contenuto delle lettere e neanche i due nomi degli amici a cui sono indirizzate. Poco lontano c'è anche una scatola vuota di paracetamolo e una bottiglia di vermouth, bevuta a metà. Questo fa pensare a una tragedia già avvenuta, a un suicidio. Ma Ruth non si trova. Inoltre, il taxista ricorda di averla vista con una piccola valigia mentre scendeva dall'auto, ma anche la valigia è sparita. Nella sua cameretta non c'è niente che possa dare altre indicazioni, tranne il libretto di voti scolastici. Nell'ultimo mese si erano abbassati molto. I genitori spiegano alla polizia che Ruth non ha problemi particolari o motivi per scappare. Al contrario, è una ragazza serena e felice della sua vita ed escludono che abbia un fidanzato nascosto. In più, a Box Hill non conosce nessuno, semplicemente le piace molto quel luogo. I familiari mettono volantini in giro per la città e si fanno intervistare da alcuni giornalisti, in modo che più persone possano conoscere il caso. Pregano la figlia di tornare. Soffrono troppo. Gli manca tutto di lei. Grazie alla stampa inizia a diffondersi la notizia della scomparsa della sedicenne, ma non diventa un caso mediatico. Molti si aspettano che torni a casa da un momento all'altro, una classica fuga adolescenziale. Si fanno avanti alcuni testimoni che dicono di averla vista camminare sempre a Dorking il giorno dopo la scomparsa con uno zaino blu sulle spalle, ma le indagini e ricerche della polizia risultano inutili. Gli investigatori, come anche i familiari ed amici, non sanno più cosa pensare. Passano i mesi e Ruth non torna, non si trova. Nessuna indicazione che faccia capire che sia in vita e nessun segno della sua morte. A 8 mesi dalla scomparsa, la polizia si reca a casa della sua migliore amica Catherine. Pensano che possa essersi nascosta lì. Controllano anche negli armadi, ma di lei non c'è nessuna traccia. Un anno dopo, a Dorking, una ragazza entra in un'edicola. Chiede al proprietario una copia di tutti i giornali locali, ma quando si rende conto che uno è finito e non ci sono più copie neanche nel magazzino, ha una reazione esagerata. Sembra angosciata, nervosa. Vuole a tutti i costi quel giornale. L'edicolante cerca di calmarla a suo modo,
ma lei esce dal negozio in uno stato nevrotico. L'uomo chiama la polizia. Pensa che quella ragazza non stia per niente bene. Gli agenti esaminano le telecamere interne e notano una somiglianza tra lei e Ruth Wilson. Decidono di mostrare il filmato a Ian e Karen e loro riconoscono la figlia. Finalmente c'è una pista concreta da seguire. Purtroppo però gli investigatori non riescono a risalire all'identità della misteriosa ragazza dell'edicola. Si è volatilizzata insieme ai giornali acquistati. Si porgono 1000 domande, tutte senza risposta. Era realmente Ruth che camminava tra le strade della città a un anno dalla scomparsa? Se è lei, dove si sta rifugiando e come riesce a vivere? Forse cercava qualche articolo di giornale che parlasse di lei? Ma soprattutto, perché non torna? 3 anni dopo, la foto di Ruth viene messa anche sui cartoni del latte. Col tempo, di tanto in tanto, arrivano alcune segnalazioni e la polizia verifica, ma senza risultati positivi. Addirittura un testimone dice di averla vista in Canada, ma gli accertamenti risultano inconcludenti. In più Ruth non aveva con sé il passaporto ed è difficile o quasi impossibile che abbia raggiunto un altro continente. 10 anni dopo, nel 2005, un agente in pensione di nome Liam McCauley inizia ad investigare lo strano caso Wilson con l'aiuto di un giornalista. Entrambi pensano che ci sia qualcosa di non detto e di poco chiaro. Chiedono alla polizia i fascicoli delle investigazioni, ma rispondono che non possono aiutarli perché il caso è ancora aperto e c'è il segreto investigativo. La loro intenzione è quella di creare un documentario sulla storia di Ruth per cercare di snocciolare il problema e trovare una pista solida su cui investigare. Ma anche Ian e Karen decidono di non partecipare all'iniziativa. I due investigatori trovano pochi contenuti sul caso Wilson, hanno bisogno di più informazioni e riescono a contattare i vecchi amici Will e Catherine. Entrambi però incominciano a parlare e raccontare una storia ben diversa da quella conosciuta attraverso i genitori o da quello che si poteva leggere sui giornali. Emerge la descrizione di una ragazza infelice, profondamente triste. Era già scappata di casa. Non voleva vivere con la sua famiglia. Addirittura Catherine spiega che 10 giorni prima della scomparsa, Ruth, tra le lacrime, aveva supplicato lei e sua madre di poter andare a vivere con loro, le quali si erano appena trasferite in una città a 300 chilometri di distanza. Non aveva spiegato i motivi, chiedeva solo aiuto. Inoltre Ruth era tormentata dalla morte della madre biologica. Non si ricordava di lei perché aveva appena 3 anni quando morì, ma era comunque sempre sua madre. L'amava. Per una vita le era stato raccontato, forse per proteggerla, che era morta cadendo dalle scale. Invece, dopo alcune ricerche, all'insaputa dei suoi familiari, aveva scoperto che si era suicidata, impiccandosi. Una informazione troppo dolorosa da sopportare. Per la polizia le teorie sono molteplici, potrebbe essere successo di tutto. Un tragico incidente, un sequestro, un omicidio, un suicidio o un allontanamento volontario. Per i genitori invece si tratta di allontanamento volontario e ribadiscono che loro figlia era serena e che non hanno mai smesso di amarla e l'aspettano, aspettano anche solo una telefonata. L'investigatore Liam McCauley invece ha dubbi riguardo un allontanamento volontario. È molto difficile per una sedicenne poter sparire dalla faccia della terra, senza grandi somme di denaro e senza il passaporto, a meno che non sia stata aiutata da un adulto. Anche le lettere trovate a Box Hill, sotto un arbusto, potrebbero aiutare molto con le indagini, ma rimane il segreto investigativo e non si può conoscerne il contenuto. Sembra strano però che Ruth abbia scelto di lasciarle lì, sotto un arbusto, con il rischio che nessuno le trovasse o che si bagnassero con la pioggia. Poteva spedirle
come ha fatto con il mazzo di fiori per sua madre. Un mazzo di fiori il quale potrebbe avere diverse interpretazioni. I medicinali e il vermouth trovati sempre a Box Hill fanno pensare a un suicidio. Una ragazza nel fiore degli anni talmente sconvolta da scegliere di farla finita. A soli 13 giorni dall'anniversario del decesso di sua madre. Il corpo però non è mai stato rinvenuto, come anche gli oggetti che portava con sé. Sono passati ormai 30 anni e i boschi di Box Hill mantengono il segreto. Ma nella tragedia che coinvolge lei e i suoi familiari, è meglio pensare a Ruth Wilson come un'adulta, consapevole della sua scelta.